Quando si costruisce un telaio dal positivo, quindi a partire da un pezzo di poliuretano, è più come costruire, più che costruire da stampo, perché qui uno stampo ovviamente non c'è, è più come fare una scultura. Cioè voi costruite un qualcosa, ma poi va continuamente rifinito, perché non esiste una superficie piana su quale appoggiarsi. Quindi dovrete essere voi, con la vostra sensibilità, a renderla più piatta possibile, più rifinita possibile. E non c'è limite a queste rifiniture, perché è la parte più dura del lavoro. Tutti sono capaci di fare un pezzo di carbonio, vedete, fatto come questo, ma poi è la rifinitura che fa la differenza fra un pezzo pregiato e un pezzo, diciamo, fatto tipo cartapesta. Una volta che avete costruito il pezzo, l'avete fasciato, quindi avete fatto il pezzo di polistirolo, l'avete fasciato come avete visto nel video, io fascio con 6, 8, 10 strati a 200 grammi, quindi il tessuto più, chiamiamolo sottile, un po' è questo, vedete? Ve l'ho già spiegato tante volte, questo è un 200 grammi metro quadrato, e c'è anche il nastro, 200 grammi metro quadrato, la differenza è che questo non si sfalda, o tende a non sfaldarsi perché ha una trama, mentre questo è semplicemente intrecciato, vedete? Quindi questo tenderà molto a perdere tutti i fili. L'abbiamo già spiegato tante volte. Qual è il problema? Che quando voi lo posate anche su un pezzo piano di polistirolo, si formerà inevitabilmente qualche gobbettina, perché voi quando lo premete anche col nastro americano ci sarà sicuramente qualche imperfezione. Quali possono essere queste imperfezioni? Si vanno dalle imperfezioni più grosse a quelle più piccole. Vediamo quelle piccoline. Allora, si possono formare, come vedete, dei punti in cui manca materiale. Quindi voi passate col vostro sistema di fresatura, che può essere per esempio fatta con questa. Questa è una lucidatrice ricaricabile della Parkside, quindi della Lidl, ne trovate diversi tipi. Qual è il grande vantaggio? Che non dovete star lì a scartavetrare come dei matti per rendere le superfici perfettamente rettilinee. Poi, tra l'altro, con la carta vetra a mano oppure con la sua, diciamo, spugnetta, con il suo sistema di ritegno, il suo sistema di appoggio, non siete mai sicuri di fare una superficie perfettamente piatta. Questo invece è molto più semplice, perché sfruttate la planarità del disco. Oppure andate veramente di brutto giù con questa smerigliatrice angolare, che però sempre dalla Parkside ha il grande vantaggio di essere regolabile come giri. Se voi usate quelle elettriche col filo, vanno velocissime, quindi se, a meno di non avere una mano perfetta, andrete a fare delle zaffate pazzesche. Invece con questa, essendo con una velocità regolabile, vi faccio vedere, potete essere anche molto delicate nonostante il disco sia magari non così delicato. Per esempio lo mettiamo sulla velocità 1, guardate, è lentissima. Però potete scegliere tutta la gamma, stessa cosa anche per questa lucidatrice, vedete? Piano piano o più veloce. Questi due attrezzi sono fondamentali e mi hanno salvato la vita in tantissimi casi, nel senso che ti fanno fare molto lavoro più velocemente e con molta più rifinitura. Però ci saranno, come dicevamo, sempre dei difetti. Alcuni sono questi. Questa, per esempio, è un buco, lo vedete? Dovuto al fatto che l'ultimo strato di carbonio non si è appoggiato perfettamente a quello sottostante, bagnato su bagnato, quindi questo era bagnato e quell'altro era bagnato. Purtroppo, quindi, passando con la fresatrice si è formata la gobba e la fresatrice, diciamo la lucidatrice, l'ha tagliata via. Questo è un tipico difetto. Come si fa a, diciamo, a colmare questo gap? Questo direi che, essendo piccolino, è possibile farlo con il solito sistema della polvere Technocell, vedete? Voi questa la bagnate, la impregnate di resina, adesso poi vedremo come, la mettete sopra, fate una gobbettina e poi nello stato successivo, quando una volta che è indurita, la passate dritta. La Technocell comunque aderisce molto bene, magari con questo dategli anche un po' un colpettino, perché vedete che è lucido, date un colpettino con la carta vetra giusto per farla tipo aggrappante. Mettete sopra, spianate con questo e la gobbettina se ne va. Meglio ancora se usate, come ho fatto io, insieme a questo della polvere di carbonio. Polvere di carbonio che in realtà avete recuperato, perché ogni volta potete recuperare tranquillamente dai lavori precedenti, perché quando voi spianate ovviamente formerete un sacco di polvere in giro. Quella poi, se riuscite a raccoglierla e l'ambiente non è troppo sporco, la raccogliete e la potete usare cioè direttamente al posto della Technocell, però io preferisco comunque usare un po' di Technocell perché è più strutturale.
Quindi con questo si va a spianare. Diciamo che è chiaro che non sarà perfetto, perché se voi in questo caso verniciate, vedrete tutte le varie trame, vedrete una specie di conglomerato nero che non si sposa con tutto il resto. Quindi il mio consiglio in questo caso, cioè, non avrete questo effetto carbonio così, avrete una cosa del genere. Quindi in questo caso direi verniciatelo con il nero, lo rendete tutto uniforme e siete a posto. Oppure, se volete fare una cosa perfetta, dovrete fare l'ultimo strato, quindi uno strato singolo con il tessuto 200 grammi, deve avere una forma già perfetta. Io vi consiglio in questo caso di fare una sagoma che segue perfettamente, diciamo, la sagoma del vostro manufatto fino alla mezzeria. Alla mezzeria ci sarà il bordo, ma non lo noterete più di tanto, sia qua sia qua, e quindi renderete perfetta la superficie anche con la rifinitura carbonio. Però secondo me molte volte non vale la pena, perché si mette peso in più solamente per una cosa estetica. Diversamente invece è il buco più grosso. Allora, questi qui sono buchi più grossi, questo qui andate di Technocell, riempite per forza, non ci sono altri motivi. Però sotto vedete che addirittura in alcuni punti, soprattutto sotto, ma qui me lo aspettavo perché qui ho usato poco materiale, perché era soltanto, diciamo, una copertura, ho usato questo nastro e si vede, lo vedete nella trama, smerigliando, quindi lucidando, sono venute fuori proprio le fibre irregolari, e questo lo sapevo. Quando voi mettete su degli strati, comunque vi consiglio di mettere su non uno strato singolo, perché con lo strato singolo è molto difficile che aderisca perfettamente e che venga poi regolare una volta lucidato, perché voi asportate quel materiale, questi sono 3 decimi, quindi è un attimo asportare tutte le fibre, quindi tutte le fibre, vedete lo spessore è piccolissimo. Quindi il consiglio è, ogni volta che fate anche solo un rinforzo, mettete almeno 3 strati. 3 strati sono 1 millimetro, e quindi avrete la libertà di lucidare bene, perché qualche gobba ci sarà per forza. Quindi mettendone 3, spianando, non andrete a zero. In questo caso sono andato a zero, vedete qua, pur essendo duro, c'è comunque c'è un pezzettino di resina perché si sente, ma in realtà sotto il polistirolo. Come faremo qua? Qui semplicemente faremo una bella striscia di carbonio, 3 strati, che andrà a coprire tutta la parte inferiore. Vedete che anche qua ci sono altri difetti dello stesso tipo, qui anche più grave. Quindi qui non vale la pena di riempire con qualsiasi riempitivo, ma vale la pena di andare giù belli decisi con il vostro nastro. Quindi, se è grosso, volendo, diciamo che se ci sono alcuni punti in cui ci sono anche dei bei buchi, qui conviene mettere un piccolo strato di Technocell giusto per riempire il buco, e poi quindi fare una cosa in piano, anche qua magari mettiamo un pizzico di Technocell giusto per avere una base sotto e non fare la gobba invece che rientra, perché vedete in questo caso qua non c'è materiale, e poi mettiamo tutto il nastro. Poi se vogliamo lo ricopriamo, lo tendiamo bene col nastro americano. Però vedete che comunque qua non è male, qua c'è un po' di gobba, quindi qui si potrebbe mettere un po' di Technocell anche qua, però qua è tutto abbastanza regolare. Qua c'è un buchino, qui lo riempiamo, e anche qua c'è lo stesso difetto di prima, non so se lo vedete, ecco qua, manca materiale. Qua Technocell e uno strato comunque glielo metto, però qua il problema qual è? Che qua è già spianato, quindi se metto uno strato sopra, qui farà la gobba, vedete, se metto uno strato sopra così, qui farà comunque un pochettino di gobba, quindi penso di farlo, però una volta spianato, qui sotto ci vuole per forza il Technocell, anzi volendo, qui converrebbe anche tipo dentista scavare, riempirlo bene anche di carbonio, magari mettendo 2 o 3 strati dentro, perché qui manca proprio strati, in modo tale che non sia una cosa sollevata ma che sia in piano. Questi difetti li vedrete sempre, per quanto siete precisi, a meno che siete proprio dei maghi, vedrete sempre qualche difetto di questo tipo. Calcolate che il telaio, così come l'avevo fatto, questo lo vedete, pesava 1,7 kg, così. Però non l'avevo ancora lucidato, io dico lucidatura, ma è quella fresatura lì. Vediamo quanto pesa adesso, da 1,7 kg, diciamo, quanta polvere ho tolto. Allora, guardate, era 1,7 kg e adesso è 1,520 kg, vedete? Quindi ho tolto, pensate un po', infatti si sente che è molto più leggero, ho tolto 200 grammi di materiale, che vi assicuro sono veramente tanti, e infatti ho impestato completamente l'androne della mia cantina. Una cosa che vi consiglio sicuramente è quello di mettere sempre, quando fate questi lavori, la polvere del carbonio è pericolosa, e per i polmoni più che altro, io uso
la mia maschera classica, questa qua, la vedete, è la maschera della 3M, le trovate anche in versione cinese, sono altrettanto utili, con i filtri, che ogni tanto soffio perché qua diventa nero, e sotto qua uso una ulteriore mascherina che è quella, diciamo, anti-Covid. Perché vi assicuro che per quanto la maschera quella lì sia super protettiva, una maschera ulteriore vi serve per non respirare. Poi fate questi lavori, fatelo non in una cantina in luogo chiuso, ma fatelo all'aperto. Infatti ultimamente io lo faccio sempre nell'androne che c'è fuori da casa mia, non è proprio elegantissimo. E poi una volta che ho la polvere si è depositata, la spazzolo via, ovviamente sempre con la maschera su, con la scopa classica, e poi lavo tutto con l'acqua per evitare che si resti depositato e comunque la polvere se ne vada in giro. Quindi il carbonio è una cosa affascinante, è una cosa veramente bella, però tenete sempre conto che è da una parte un po' pericolosa e dall'altra bisogna essere molto molto pazienti in tutto questo. Quindi adesso vedremo il risultato, vedremo come fare qua e vediamo di capire se la cosa funziona. Cosa ho fatto? Anziché andare a riparare solamente alcuni buchi, visto che qua comunque ho dovuto ricoprire tutta questa parte qua con un pezzo unico, qua c'erano molte irregolarità, l'ho coperto con una toppa unica, però siccome è molto in piano, anche solo uno strato potrebbe bastare, perché qua è la parte sotto è già in piano, quindi quando andrò poi a lucidare dovrebbe rimanere abbastanza regolare questa parte. Invece cosa ho fatto? Siccome era pieno di microfori, ho fatto che dare una mano di resina, in modo tale che la resina stessa vada a riempire i vari fori. Adesso voi la vedete tutta molto irregolare, però l'importante è che ci sia una base solida sotto, in modo tale che i fori siano riempiti e poi si riesca a spianare tutto quanto. Quindi vedete che è molto irregolare, ma l'importante era coprire i microfori. La maggior parte di questa resina in realtà se ne andrà via, però renderà il tutto omogeneo e dovrebbe anche riempire quelle piccole irregolarità che c'erano, anche pezzi proprio mancanti di fibra, quindi di tessuto che non si era perfettamente indurito. Tutti questi bordi qua andranno via perché qui sarà sicuramente spianata, quindi questa parte qua comunque andrà via. Ho aggiunto circa 200 grammi di materiale, ma la maggior parte se ne andrà via. Vedete qua è abbastanza regolare, però poi andrà spianata. Qui tende un po' a sollevarsi, adesso quello che possiamo fare è lasciare che si indurisca un po' di più e poi farò un'oretta quando ormai si sarà quasi catalizzata, diciamo l'80%, quindi indurita l'80%, andremo a schiacciare direttamente con le dita per rendere il tutto più regolare. Quindi una cosa che volevo farvi notare è che nei punti di cuspide, quindi nei punti in cui ci sono delle punte o cose del genere, non c'è nessuna speranza che il tessuto normale di carbonio riesca ad aderire, mentre come vedete è possibile utilizzare il cosiddetto nastro, comunque il tessuto con la trama interna, vedete come si adagia in maniera quasi perfetta, non perfetta, ma comunque si adagia come se fosse un pongo sulla struttura sottostante. Un trucco ovviamente è quello di, qui vedete che qui bisogna, ecco vedete c'è ancora, adesso lo noto, c'è ancora un punto in cui manca materiale qua, allora
vado a prendere un po' questa specie di pongo, diciamo la fibra di cellulosa, e andiamo a riempirlo, perché così non va assolutamente bene. Adesso non ho i guanti perché dovrei metterli, però vabbè, come poi dopo mi lavo bene le mani. Vedete, metto questa specie di pongo che va ad entrare nella porosità che c'è sotto, qui mancava proprio della fibra, c'è proprio una mancanza di materiale. Il pongo andrà a riempire tutto l'interstizio e poi con la lucidatura spieniamo tutto. Non so se si vede ancora qualcosa. Il brutto in questi casi qual è? Che sembra tutto perfetto, in realtà non lo è, e lo vedete solamente in fase di verniciatura, quindi vi punisce nel momento peggiore. Cosa ci dovremmo essere? Il problema è che non ci sono fori grandi, e poi eventualmente potremo anche riempire proprio con dei puntini di resina per perfezionare alcuni punti. Dove voi mettete una goccia di resina, magari già in fase di indurimento, come se fosse stucco. In pratica questa è una specie di stuccatura che noi stiamo facendo. Con lo stampo non si hanno tutti questi problemi. Lo stampo è fatto, si tratta semplicemente magari di lucidarlo in maniera da dare proprio una finitura perfetta, ma lo stampo non lo è. Però se io fossi sicuro che questa è il telaio perfetto, andrei a creare uno stampo con la retroresina, e quindi creando due semigusci che poi si possono accoppiare e a formare tanti telai. Ma preferisco usare questa tecnica, che alla fine non è così dispendiosa in termini di tempo, ci vuole un po' di pazienza e alla fine si riesce a ottenere un buon risultato. Ok, allora vedremo poi, una volta che si asciuga e rifinendola, lucidandola, cosa viene fuori.